Vola, 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 vola Di Maio. Vola, 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 vola Di Maio. Vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, salve. Signor Di Maio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ah, salve. Che bella. Che bella. Che meraviglia averti qui con noi, perché ormai... L'uomo più elegante della politica italiana. English. Sì. Perché cosa è successo, Luigi? Siete passati dal No TV... Sì. All'occupazione di tutti gli studi. Ma no, mica stiamo occupando tutti gli studi. Siete dei prezzemolini, dai, diciamocelo. No. Quelli restano i presenzialisti. Noi in questo periodo abbiamo tante cose da dire agli italiani e quindi andiamo in TV. Prima per esempio. Non ce l'avevate? No, e adesso stiamo portando a casa dei risultati importanti. Per esempio, oggi in Italia c'è la prima impresa della nostra storia ad aver avuto un finanziamento dai soldi degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. È un'impresa della provincia di Salerno che ha avuto accesso per prima al nostro progetto di microcredito, cioè 140 parlamentari del Movimento 5 Stelle, tagliandosi lo stipendio, faranno partire o aiuteranno 8.000 imprese a solo a giugno. Ma ieri Berlusconi ha detto state finanziando la ripresa. Ma non lo so se stiamo finanziando la ripresa, io sto finanziando sicuramente con i soldi degli stipendi dei parlamentari, che farebbero bene a tagliarsi anche gli altri, persone che hanno voglia di innovare le proprie imprese o di far partire una nuova impresa, in un momento in cui le banche chiudono i rubinetti. Però ieri Berlusconi ha detto che non farete mai cadere il governo Renzi perché siete lì attaccati alla poltrona, prendevate 120.000 euro all'anno, ha detto non so... Guardi, commentare Berlusconi è come commentare De Mita. Stiamo parlando della storia di questo paese, un dinosauro della politica di questo paese che ha devastato questo paese. Ora ci mettiamo ancora a commentare Berlusconi, è come se fossimo tornati alla preistoria. E quanto gli hanno dato all'impresa, alla microimpresa? Ogni impresa ha fino a 35.000 euro di finanziamento che non deve avere garanzie reali, quindi non ci sono ipoteche, e può restituirle ad un tasso del 2% su 10 anni. Quindi ci guadagnate. È una cosa. No, noi non mettiamo un euro sui soldi, sui conti nostri. Tutto è messo su un conto del Ministero dello Sviluppo Economico che eroga questi fondi attraverso una procedura di evidenza pubblica. Tutt'oggi è possibile, lo diciamo agli ascoltatori, andare sul nostro sito microcredito5stelle.it, accedere alla sezione del Ministero dello Sviluppo Economico, chiedere i soldi e poi andare a prendere la somma se il progetto è finanziato. Senta, vicepresidente Di Maio, lei arriva dalla Sicilia. Sì, ero a Bronte ieri sera, sono partito stamattina. Ha incontrato Salvini? No, me ne hanno raccontato alcuni cittadini, mi dicevano che nelle piazze c'erano più poliziotti che cittadini. Ma lei tirerebbe un uovo a Salvini? No, io non ho mai tirato uova, preferisco cambiare il paese con le leggi. Ma lei che è tutto così perfettino, cioè avrà fatto una cosa nella sua vita, una cosa fuori da non lo so, adesso non, non dico la Molotov. La Molotov dici la verità. No, avrà sputato per strada, rubato in un supermercato, buttato un pezzo di carta fuori dal cestino, qualche parolaccia avrò detto, passato col rosso almeno una volta. Può essere capitato. Dietro di sosta? Non lo so, no. Però non consapevolmente. Ecco, come scaglio. No, cioè niente, è fatto così, è proprio sono perfetto. Sono passato col rosso a mezza punta. Però sono i peggiori quelli come lei, più precisi così. Una parola. No, ma io non voglio fare la parte del precisino. Avrò fatto tanti errori mia vita, un botto di errori. Ma tipo una cosa proprio, una pazzia, la pazzia di Di Maio. La pazzia. Quella volta che... Non lo so, che si è tolto la giacca. No. C'è guarda, sono venuto anche senza cravatta. Sì, ecco, si rende conto qualcosa di un pochino, gesto. Un gesto un po' più... Ma mi faccio un esempio, vediamo, non lo so. Si è ubriacato una volta. Ubriacato. Sì? Sì, vabbè, capitava le feste di 18 anni. E cosa hai fatto quando beveva, ubriacato? Proprio ubriacato. Me ne sono andato a casa a dormire. Marcio, di quelli che vomita per strada. No, questo non ci sono. Cioè, il caporale sul Fatto ha scritto che voi siete ormai diventati adulti. Per esempio, su di te dice la giacca perfetta da dirigente d'azienda, la cravatta sistemata, il verbo fare in ogni periodo e il passo da leader in formazione, il giovane di successo, perfetto per Bruno Vespa, ottimo anche per Fabio Fazio, senza offesa, Di Maio è il volto 5 stelle formato TG1, è il grillino formato famiglia, il nuovo che non spaventa. No, ma io mi diverto, perché poi immaginate, io fino a 2 anni fa
ero una persona che ascoltava, che leggeva i giornali, no? Adesso trovare queste esaltazioni di me stesso, che io credo semplicemente che il Movimento 5 Stelle da quando è nato si evolve continuamente, cambia, e adesso ha anche dei volti differenti, non c'è solo Beppe, non c'è solo Gian Roberto, ma ci sono tante altre persone. Però è vero che lei è il grillino che non fa paura, nel senso che, cioè, che Grillo urla, Di Battista mette terrore quando vedi morti, cose, sì. Invece lei è tranquillo, lei è il, io le dico l'ambasciatore. Questo è un movimento che ci permette di restare quello che siamo. Se lei chiede ai miei amici delle medie, io ero così, poi magari lei già le medie palla, così, mamma, però già le medie. Sono sempre stato così. L'importante è restare se stessi, poi se questo aiuta a trasmettere il senso del movimento, io ci sto dall'inizio, quindi racconto il movimento raccontando la mia c'è storia. C'è qualcuno che si è montato la testa dentro i 5 Stelle? Qualcuno ci sarà stato? Beh, sì. Quando qualcuno ha cominciato a fare lo statista, che voleva cominciare ad utilizzare il movimento come una nave, se n'è andato lui. Pensi che Mastrangeli l'avete espulso perché andava in televisione, se lo ricorda? No, Mastrangeli, perché è andato in televisione? Ma Mastrangeli non l'abbiamo espulso il perché andava in televisione, stato... perché faceva tutto quello che non bisognava fare in quel momento. E ancora al gruppo misto a spese degli italiani, purtroppo. Ma a scuola, quando tu eri rappresentante di istituto, no? Ovviamente, certo. Sì, ma facevi gli scioperi, no? No. Io sono stato, pensate un po' che palle, io sono stato il primo rappresentante degli studenti a non fare l'occupazione nella storia del mio liceo, e da quando ci sono io non si è mai più fatta l'occupazione. Quindi ci sono studenti che... No, perché noi... Prima di però lo voglio spiegare perché è interessante, perché quella è stata la il liceo è stato... Gli ultimi 3 anni di liceo sono stati la mia scuola politica, si può dire. Perché in quegli anni c'era stato... Liceo classico. Beh, ovviamente, scusi la domanda. No, io vabbè, sono duro. No, adesso infatti, già che ce ne sono, ce n'è qualcuno artistico. Pensate che quello era stato l'anno in cui sono stato eletto rappresentante degli studenti, in cui c'era stato il terremoto di San Giuliano di Puglia, dove cadde quella scuola e morirono 30 bambini. Iniziò una campagna per l'edilizia scolastica in tutta Italia. C'era chi occupava a novembre e a gennaio dimenticava il problema dell'edilizia scolastica. Noi andammo dai docenti, con me ed altri rappresentanti degli studenti, a dire: se noi non facciamo un giorno, un solo giorno di feste, vi dimostriamo di essere credibili in questa battaglia. Voi venite alle nostre manifestazioni, il preside viene alle nostre manifestazioni. Dopo 2 anni di campagna senza perdere un giorno di lezioni è stata costruita la nuova scuola e io fui chiamato a mettere la prima pietra. Quindi la credibilità, la credibilità delle battaglie. Ma ha fatto anche il presidente di condominio, no? Nel senso, no, quello, no. Come si chiamava la tua lista? Vivo a casa con i miei. Come si chiamava la tua lista? La mia lista avevano solo i motti, non avevano... E qual era il suo motto? Allora, il motto, adesso lo ricordo, era: il possibile lo stiamo facendo, l'impossibile lo faremo, per i miracoli ci stiamo attrezzando. Un po' civatiano da qualche parte. No, no, è un po' possibile, no? Diciamo sempre non sospetti. Sì, al naso direi una puttanata. Sì, direi anche io. Questa è Radio 2, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che lì per l'impossibile ci stiamo attrezzando. È Luigi Di Maio! Vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, lo potete vedere in streaming, in diretta audio e video, ungiornodapecora.rai.it, lo riconoscete perché è l'unico di 5 Stelle, lo streaming. Ti è piaciuta la vittoria di Podemos? Io ho scritto che comunque chi si schiera dalla parte dei cittadini viene sempre premiato dai cittadini. È stata una bella vittoria, soprattutto per, pensate, a Barcellona c'è questa sindaca che era una di quelle che si batteva per le case, no? Quindi oggi quello che fa Equitalia, il pignoramento delle case, oppure però Podemos gli sfratti, è di sinistra. Sì, infatti, io non penso che il Movimento 5 Stelle sia di sinistra, anzi toglie il disturbo ai cittadini di schierarsi a destra e a sinistra. Il nostro è un movimento ma magari qualcuno si vuole schierare a sinistra. Beh, e penso magari... che possa trovare in molti dei nostri valori, che tornano... Noi, per esempio, elettori. La questione morale, nessuno ci può dire che non siamo coloro che la portano avanti più di ogni altro, ed è di berlingueriana memoria, no, la questione però, morale. Però, per esempio, adesso voi siete quasi pappa e ciccia col PD, con Renzi. Sì, noi. Sì, come sì, si permette? Ma sì, come ma si guarda, permette? Ma siete disposti a trattare per il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza noi vogliamo portarlo a casa in questa legislatura, che, ricordiamolo, significa 780 euro al mese a 10 milioni di cittadini che ne guadagnano di meno, 10 milioni di cittadini tra cui ci sono tanti avvocati. Ma non era questa la domanda, no, voglio dire, ciccia. Sì, voglio dire che per cosa noi siamo disponibili a dialogare. A fare pappa e ciccia, certo. Sì, non è pappa e ciccia. No, non è pappa e ciccia, però insomma sostanzialmente, è paradossale che adesso siamo io che dico che vogliamo dialogare e voi ci accusate
di dialogare. No, ma io non ti accuso, io sono contento. Ma come mai, per esempio, nessuno di voi ha detto niente sul fatto che Renzi va a fare i comizi con l'elicottero di Stato? Non abbiamo detto niente. Noi l'abbiamo denunciato due volte alla Corte dei Conti. A Trento, quando è andato, però... quando è andato ad Aosta, sì, quando è andato a Trento. Ieri è andato e a Perugia. E poi speriamo che la Corte dei Conti il prima possibile finisca questa indagine e ci metta tutto. Noi stiamo integrando tutto. Ecco, però voglio ieri a dire una non cosa. Detto niente. Voglio dire, no, se voi lo dico adesso, non è che stiamo coprendo Renzi perché gira con l'elicottero di Stato. Ormai va anche in bagno con l'elicottero di Stato, Renzi. Come fa con le pale? Non lo so, però a Palazzo Chigi deve esserci qualche meccanismo nuovo che gli consente di spostarsi in bagno con l'elicottero. Ma lo non sappiamo. Dovrebbe farlo. Non dovrebbe farlo assolutamente. Io l'ho attaccato una settimana fa quando è venuto a trovare De Luca, il condannato in primo grado per abuso d'ufficio De Luca, ineleggibile in Campania, è atterrato col volo di Stato, si è spostato in auto blu e non c'era l'ombra di una visita istituzionale, tutte visite politiche. Ma questo ormai io credo che i cittadini lo abbiano acclarato. Oggi stavo tornando alla Sicilia in aereo e un'imprenditrice siciliana mi ha detto: Renzi aveva cominciato così bene, poi ha cominciato a chiudersi nei palazzi, a prendere le auto blu e i voli di Stato, ha perso il contatto con la realtà e adesso non sappiamo più cosa stia facendo. Ed è così. Senta, c'è a proposito poco da fare. Di realtà, signor Di Maio, secondo lei Berlusconi e la Pascale stanno ancora insieme? Ma io non seguo il gossip berlusconiano. Mi auguro per loro di sì, se sono una coppia felice. Ma mi fa piacere. Vittorio Feltri, secondo lei stanno ancora insieme? No, la cosa non mi riguarda. No, non mi interessa. Perché ieri Fabrizio Despolito sul Fatto ha scritto che Berlusconi e Francesca non dormono più insieme. Oggi lei sul giornale ha attaccato Despolito proprio dicendo: fatti i cazzi tuoi, per usare una... La sintesi che fa lei del mio pezzo è un po' sintetico. D'altra parte, sai, il pezzo era più lungo, effettivamente. Effettivamente, non si può concentrare in due battute volgari il senso di un articolo. Sì. Ho detto semplicemente che io non sono interessato a ciò che avviene sotto le lenzuola del Premier, dell'ex Premier. È vero. Dico anche che fin tanto che Berlusconi era un personaggio pubblico, ci si poteva anche interessare delle vicende private, perché un personaggio pubblico ha ridotti i margini anche della vita privata. Sì. Oggi che addirittura non è più in Parlamento, che è semplicemente il capo di un partito, credo che abbia il diritto di fare come lei come vuole. Con la sintesi sua, si fa i cazzi suoi. Perché non è la sintesi. Scusa, Vittorio. Non facciamo sintesi, Vittorio. Ecco, ma per esempio tu dici anche che nessuno dice niente. No, fammi una domanda e poi non mi fai rispondere. Quindi ho scritto questo articolo per dire ad Esposito che è inutile e è addirittura ridicolo che scriva il centesimo articolo per dire che i due piccioncini e il piccioncione sono sul punto di separarsi, quando la cosa intanto non è così importante. E dopodiché tutto ciò rientra nella sfera privatissima di Berlusconi e della sua fidanzata. E in ogni caso le previsioni del tempo di Esposito fino adesso si sono rivelate sbagliate. Però Vittorio, tu dici anche che nessuno dice niente delle ragazzotte piacenti di cui si contorna Renzi. Che intendevi dire? Devo dire quello che ho scritto. Guarda, tutti mi accusano di qualsiasi cosa, ma non di mancanza di chiarezza. Quindi dico che se Berlusconi aveva delle donne attorno erano mignotte, e invece se le ragazze adesso che contornano il nostro Premier sono ragazze alle quali è stato riconosciuto. Ma quindi era sbagliato prima o è sbagliato adesso? Evidentemente era sbagliato prima, per sapere. Senta, signor Feltri, lei scrive un'altra cosa nel pezzo, ad ombra, il sospetto che Despolito scriva questa cosa su Berlusconi e la Pascale perché sia segretamente innamorato della Pascale e speri che si lascino. Ad ombri? Sì. Mi sembra evidente che questa era una battuta. Spiegare anche la battuta. No. L'abbiamo capita. Come finiscono le regionali? L'abbiamo capita, questo già mi conforta. 6-1, 5-2, 4-3, come finiscono? Chi? Le regionali. Ah, le regionali non interessano a nessuno, neanche agli elettori, perché le regioni sono enti inutili, anzi dannosi. Ma come finisce? Sì. Che ne so. Ci vorrebbe un giornalista. Ci vorrebbe uno che spara una cazzata. Signor Feltri, rischio altamente delle regionali, non faccio neanche in studio con noi oggi c'è Luigi Di Maio. Secondo lei potrebbe essere un futuro presidente del Consiglio? Ce l'ha le caratteristiche? Ma non lo so, non gli ho mai fatto gli esami del sangue. Glielo vuol fare? Salve, direttore. Com'è il suo sangue? Cioè che RH, com'è? A. A.
positivo. Positivo. No, positivo, signor Feltri, non so se... Ma no, gli esami del sangue vanno al di là. Quello, sì, sì. È vero. Grazie, signor Feltri. Arrivederci. Buona giornata. Grazie, no, Vittorio. No, secondo lei come definiscono, signor Di Maio, le regionali? 7-0, 6-1, 4-3? No, non mi appassiona il toto scommesse. L'unica cosa che so è che queste regionali, per quanto ha ragione Feltri quando dice i cittadini si sentono distanti da queste istituzioni più di qualunque altra, perché se lei ci pensa, quando è che un cittadino ha a che fare con la regione direttamente? O va al comune oppure vede il governo centrale in TV. Quello che succede però è che le regioni decidono della nostra sanità, le regioni decidono dei rimborsi ai gruppi, pensi una nota di colore. In Campania c'è oggi un consigliere regionale indagato che è Calvo, perché è indagato? Calvo di capelli proprio. Perché Calvo ha acquistato con i rimborsi dei gruppi regionali tinture per capelli. Vabbè, è fantastico. Senta, ma voi dove potete vincere in regionale, secondo oggi, lei? Oggi i sondaggi che io non considero, che non possiamo, carità, dire, tra l'altro, per carità, va in galera lei. E allora non lo posso dire. Secondo lei, così a suo fio, dove potete secondo vincere? Secondo me ci meraviglieranno le regioni che meno stanno sotto i riflettori in questo momento. Sono 7 regioni al voto, oggi ci sono tutti i riflettori su Campania. 7 regioni al voto. Ci sono oggi i riflettori tutti su Campania e Liguria, le altre probabilmente ci stupiranno. Stupiranno per noi che cosa significa? Portare un numero veramente cospicuo di consiglieri regionali in queste regioni dove non ci siamo mai stati, e tutti questi consiglieri regionali, oltre a essere non indagati e non condannati, che è una novità, visto che in Italia fa curriculum nei partiti, più condanne hai, avrete più un carriera. Impresentabile anche voi. No, ma come no, ce l'hanno tutti. Non ne abbiamo. E guarda, guarda che ti scateno un travaglio. Scatenalo. Ma soprattutto questi consiglieri regionali che entreranno in regione, il giorno dopo inizieranno a tagliarsi lo stipendio e a far partire nuove imprese come ho fatto io. Però il simpatico Lauro voleva sapere dov'è che voi sorprenderete. Ma io tifo per la mia Campania. Io tifo per la mia Campania. Se volete sapere per chi faccio il tifo, io faccio tifo per la Campania. Però non vi so dire. Valeria Ciarambino. Lei vota in Campania. Vota in Campania. Io voto a Pomigliano d'Arco. Ma se non dovesse vincere la vostra, secondo lei vince De Luca o vince Caldoro? Ma oggi ci dicono che è un testa a testa. Io spero nessuno dei due, perché ognuno dei due nelle sue coalizioni ha degli impresentabili qualora, e prendono voti da gente vicina alla mafia. Ma secondo lei qualora, se non vincesse 5 Stelle, chi vince, De Luca o Caldoro? Non lo saprei, non lo so. Io faccio il tifo per Ciarambino. Se finisce 4-3 per la sinistra, 4 ovviamente, 4-3, secondo te Renzi si deve dimettere? Ma quando lo schiodate a quello da quella poltrona? Siete voi che dovete schiodarlo. Quello resta lì a vita, se non, l'unica salvezza nostra è che scade la legislatura, ma da lì non si muove. 18, Nicola Piepoli, Istituto Piepoli, come finisce? Buongiorno, 7-0, 6-1, 5-2, 4-3-3, 4-2-1-1, come chi meglio di te? Tutto, finisce tutto. No, finisce tutto, quello che volete. Ricordiamo che non possiamo dare... perché è vietato. Ecco, no, ma noi non vogliamo sapere. È probabile il 7-1, è probabile lo 0-0. No, 7-1 no, signor Piero. 7-1 è difficile. 7-1 no. Nicola, ecco, noi non vogliamo sapere i risultati dei tuoi sondaggi. Vogliamo sapere, secondo te, così la sera quando vai a dormire dici, ma secondo me sarà 6-1, secondo me sarà 7-0. Beh, secondo me c'è una buona... tendenza alla vittoria di una parte politica in funzione del fatto che l'altra parte politica, che nessuno conosce, non perde, aiuta la terza parte politica a perdere. Ma ci saranno delle sorprese clamorose, perché secondo lei? Facciamo finta di nessuna sorpresa è una elezione banale. Signor Di Maio, nessuna banale, scusi, signor Piepi, lo diciamo a Di Maio, nessuna sorpresa clamorosa. Hai capito, Di Maio? Non so se ha capito cosa vuol dire. Beh, i sondaggi sono fatti per essere smentiti. Sì, no, ma questo non è un sondaggio, questo è l'opinione di Nicola Piepoli. Sono fatti per essere fatti. Senti, il ponte può influire, Nicola? Come? Il ponte può influire. Cioè domenica, lunedì, poi martedì. Dipende da che ponte è. Se il ponte di Messina non No, il ponte domenica, lunedì e martedì festa. Signor Piepoli. Sì. Che? Potrebbe influire sulla astensione, ma l'astensione non influisce sul ponte. Signor Piepoli, lei che è il più grande sondaggista d'Italia, ci dica una cosa. Vincerà una donna? Naturalmente sì. Sì, naturalmente sì, che vuol dire tutto e vuol dire niente, signor Di Maio, perché voi avete solo candidate, quasi solo donne, però chissà se vince quella lì, insomma. E questa donna, secondo te, sarà del Movimento 5 Stelle o no? No, questo...
Ma si può dire questo? Sì, sì, si può dire. Secondo te una di 5 Stelle può vincere? Non lo so se si può dire. Ma perché no? Se c'è, sì. Ah, no, certo bellissimo. Che c'è. Certo, abbiamo più donne che uomini. Signor Piepoli, grazie. È stato come sempre preciso, ciao. Proprio precisissimo. Incredibilmente probabile. Esatto, grazie. Arrivederci. Arrivederci alla prossima. L'istituto Piepoli, no, si figuri. Cosa ha capito? Perché il signor Piepoli fa capire dai dati, signor Di Maio. No, io i sondaggi non li capisco. Niente. Quindi figuriamoci se il sondaggista si rifiuta di citare i sondaggi, sì, giustamente. Senti, per legge. Tu hai detto che non siete papeciccia con assolutamente Renzi, no, sì, anzi, sì. Ci rimproverano il contrario. Ecco, appunto, anche l'inutile complessino vi rimprovera e vuol sapere qualche cosa. Facciamo una domanda cantata? Sì. Ma l'uomo per te il più cattivo chi è? Dici quello che al governo è ed è senza cuor. Chi è il più cattivo del governo? Allora, sì. Il più cattivo del governo non può essere che il Presidente del Consiglio dei Ministri. È uno, sì, che per fare gli 80 euro e vincere, sì, le europee ha messo l'IMU sui terreni agricoli martoriando i contadini. È una cosa allucinante. È meglio Renzi o era meglio Berlusconi? Ma sono le due facce della stessa medaglia. Non riesco proprio a scegliere. Quale faccia della medaglia ti dà più fastidio? Sì. No, io butterei tutta la medaglia. Tutta la medaglia? Certo, se le due facce sono Berlusconi e Renzi, sì, io passerei ad un'altra. Costretto, so, ad andare in vacanza. No, non sono costretto, non sarei mai costretto ad andare in vacanza con Berlusconi. Questo è Demita, risponderebbe così. Come no? Perché lei si sente, veramente pensa che potrebbe essere costretto ad andare in vacanza con Berlusconi e Allora facciamo un esempio. Arriva uno e mi dice, guarda, la costringo. Io non è che posso dire lei chi è. Luigi, tu prendi un viaggio organizzato, va bene, sì, in Africa, okay, e siete in 12 su un pulmino, e c'è anche Renzi, sì. Che fai? Me ne torno in Italia. Certo. E se c'è Berlusconi? Me ne torno in Italia. Certo. Senti, ieri Travaglio ha scritto che tu, per somigliare a Podemos, dovresti almeno spettinarti un po'. Ti dispiace se ti spettiniamo un attimo? Travaglio. Possiamo spettinarti? Se ci riuscite. Non è possibile spettinarti. La vedo difficile. Se l'hai mai degli spuntoni. Se l'hai mai fatto il codino? No, mai, no, scusi la domanda, ho esagerato. Questa è Radio 2, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non si è mai fatta il codino. Di Maio! Vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Salve. Luigi, senti, la legge elettorale di Renzi, cioè, tutto sommato avvantaggia anche voi, perché è vero che è ritagliata su chi arriva primo, ma anche su chi arriva secondo. Allora, diciamoci una cosa, questa è una legge elettorale che prima di tutto non è operativa, perché è entrata in Gazzetta Ufficiale circa 2 settimane fa, però non è applicabile prima di luglio 2016 e soprattutto non prevede il Senato, cioè se la riforma del Senato non andrà in porto, come è anche probabile, perché i voti al Senato non ci sono più quelli di Verdini, quindi devono contare solo sui voti del PD e ci sono i Civatiani, i Bersaniani che si ribellano. Poi... Se il Senato non andrà in porto, noi avremo una legge che non prevede il Senato, ma col Senato esistente, che non è operativa prima del 2016. Ora, detto questo, voi mi direte, però questa è una legge che prevede il ballottaggio, allora immaginiamo che ci sia questa cosa. Non è che vi ha fatto un regalo Renzi alla fine? Io questo non lo so, io so solo che chi si è fatto le leggi elettorali su misura nella nostra storia ha sempre perso le elezioni quando quella andavamo a votare con... E di pensate col Porcellum, il Porcellum Berlusconi lo fece per penalizzare la sinistra, gli tolse le preferenze perché la sinistra in quel tempo era molto forte sui territori con le preferenze e poi comunque ha perso contro Prodi. Chi fece il Mattarellum e si fece i conti col Mattarellum perse contro Berlusconi. Scusami, che vince. Luigi, però il problema qual è? È che se voi andate con questa legge elettorale e il PD è il primo partito, il secondo è 5 Stelle, siete voi, il ballottaggio. Ballottaggio. E gli altri partiti vi appoggiano o appoggiano il PD? Cioè la Lega appoggia il PD? Questo dovete PD? Chiedere a loro. Ma io credo lei, però una cosa, no, credo una cosa, la dinamica non sarà questa qui, perché io l'ho visto comunque nei comuni dove abbiamo vinto. Noi andiamo al ballottaggio con uno scarto anche del 10 o del 15% dal primo, quindi siamo secondi. Quando si va a votare al ballottaggio non c'è più quel vincolo della preferenza, quel vincolo quindi legato ai territori. Quindi Fratelli d'Italia, e quindi, Forza Italia... No, il voto è più di opinione, meno vincolato, ricordiamocelo questo. Quindi diventa un voto più di opinione e poi bisognerà vedere. Io credo che poi se andremo al ballottaggio noi e il PD
sarà un referendum contro Renzi, sì. E credo che lo perderà, ma non voglio fare pronostici qui, però dico, oggi, anche basandoci su quelli che sono i risultati, basandoci sull'astensionismo, sì, che c'è nelle regioni, il partito di Renzi vince quando c'è un forte astensionismo. Quindi, e... referendum contro Renzi, vincete voi e tu sei premier. No, sì, ma queste sono leggende a cui piace ricamare. Noi, la nostra squadra di governo, questo ve lo posso assicurare, la presenteremo prima delle elezioni, in modo tale che i cittadini italiani sappiano chi farà il ministro. Come lo sceglierete? Il ministro, candidato, utilizzeremo premier, uno strumento partecipato, il prima, più partecipato possibile, sì, quindi vedremo, ma beh, forse magari vediamo. O lei o Di Battista non può fare il premier. Perché? No. Ha fatto il provino per andare ad Amici. Secondo me voi vi state fossilizzando. Allora, io spero che si vada a votare, allora vi dico questo, io spero che si vada a votare il prima possibile, cada questo governo, l'anno prossimo andiamo a votare, io ne sono contento. Ma da qui, se dovesse essere come probabilmente sarà fino al 2018, è un'era geologica. Questo è vero, sì. È un'era geologica. Se Berlusconi, scusa, se Berlusconi dice votate per Di Maio, tu sei contento? No, porta sfiga. Porta sfiga. Senta, ma è vero che lei è un appassionato della Ferrari? Sì, sì, molto. Adesso ci stiamo riprendendo un po', siamo gli antagonisti della Mercedes. Quindi, insomma, le piace Marchionne? Ma no, a me piace la Ferrari, Ferrari. Sì, certo. Io con Marchionne, io vi dico questo, io sono il Pomigliano d'Arco, dove c'è la Fiat. Certo. La Fiat è passata da 30.000 dipendenti a 3.000 circa dipendenti, qualcosa più, qualcosa meno. Io non ce l'ho con Marchionne, io ce l'ho con tutti quei politici che hanno riempito la Fiat di finanziamenti pubblici. E poi quando le cose sono andate male, però quando le cose sono andate male, la Fiat se n'è andata e non è stata riconoscente verso questo paese. Ma ci voleva uno Stato che diceva restituisci i soldi che ti abbiamo dato. Fettel è meglio di Schumacher. Vettel secondo me è un po' Schumacher, nel senso che ha quella freddezza tedesca, però a me piaceva più Alonso era più latino, no? Invece era schifo con la Ferrari Alonso. No, non ha fatto schifo, però quasi, insomma, sono state stagioni in cui la Ferrari non era una grande macchina dal punto di vista meccanico. Rimpiange Alonso. Beh, adesso però, no, non rimpiango Alonso, però mi piaceva di più. Adesso però è un po' migliorata la Ferrari. Adesso sì, ci stiamo riprendendo alla grande. È merito di Marchionne, cioè era Montezemolo no, che io credo che sia merito anche di Arriva Bene. C'è un nome già, solo il nuovo manager Arriva Bene. Come Valentino che va forte. Harry De Luca, a lei piace la Ferrari? No, io per i motori proprio non sono disinteressato. Però si diceva donne motori, no. No, vabbè, infatti disinteressato. Disinteressato. Dove sei in questo momento, Harry? Mi sono fermato a un'area di parcheggio andando a Napoli. Sei su una macchina? In macchina, sì. Vai piano, ovviamente. Sì, assolutamente. Adesso sono fermo proprio. Addirittura. Senti, che cosa ne pensi di tuo fratello che concorrerà alle elezioni? Ma no. De Luca è un cognome molto diffuso nel Mezzogiorno d'Italia. È più diffuso a Napoli De Luca che Esposito, quindi... Addirittura? Sì. Però non è parente tuo, no? Non le dà un po' fastidio questa cosa? De Luca, il condannato? No, lei non si sente tirato in causa. No, né condannato né candidato, mi sento. No, certo. Sì, nessuno dei due. Conosce il signor Di Maio che è in studio con noi oggi? Sì, sì. Salve, maestro. Dove vi siete conosciuti? Quale maestro? No, io sono rimasto un cattivo allievo. Dove vi siete conosciuti, signor De Luca? Io non l'ho visto in giro. Siamo mai presentati in persona, purtroppo. Mi dispiace. Io non so se tu voti in campagna, Harry. No. No, perché voti nel Lazio. Perché lei è nato a Napoli, insomma, è napoletano, diciamo. Sono napoletano, definitivamente napoletano. Chi vorrebbe alla guida della Regione Campania? De Luca, Caldoro o la Ciarambino? Ma a me questi movimenti 5 Stelle mi piacciono, quindi penso che... Ciarambino. Ma è perché De Luca, secondo lei, no, il suo omonimo, no? Ma io non lo voterei. Ma perché non lo voterebbe? Cos'è? Perché non può poi governare, cioè, oppure perché non le piace proprio il nome? Mi piace proprio. Ma perché? Non ti piace. Perché non le piace? Come si pone, insomma, c'è un modo... maltratta i cittadini dicendo che sono scemi, cretini, quelli di Salerno. Insomma, però dicono tutti che Salerno è meravigliosa, governata benissimo. Salerno è meravigliosa. Sì, no, sì. Ma per me... È governata molto bene? È stata, adesso non lo so. Senti, ma Di Maio, secondo te, potrebbe essere, si parlava prima che probabilmente nel 18 sarà il premier. Ne parlate voi. Sei contento di questa cosa qui? Ti piacerebbe Di Maio come premier? In questo momento sono contento che Podemos ha fatto una bella puntata elettorale in Spagna. E Podemos ha un programma con cui, insomma, per necessità riesce ad allearsi, insomma, dove può con i socialisti. Ma Podemos...
signor... difficile con il Movimento 5 Stelle che non ne vuole sapere. Ma signora De Luca, secondo lei Podemos è più 5 Stelle o più Civati, quello che vorrà fare Civati? Nell'uno né l'altro. Nell'uno né l'altro. Senti, ma come va il tuo processo, Henry? È finita la fase, diciamo, dibattimentale. Sì. Perché tu hai parlato male. Sì, sono stato interrogato dai magistrati e non è stato né un'intervista né un interrogatorio. È stato un dibattito sull'avverbo sabotare. Perché lei ha detto che bisognava sabotare la TAV e per questo è stato indagato. Sì, è stato un dibattito linguistico. Vabbè, meno male. Così scopriremo se si può. Propria, perché in ballo non c'era la modifica di un vocabolario, ma una condanna penale. Tutto questo tu l'hai scritto in un libro che si chiama? La parola contraria, un libretto. Libretto. È un libro. Signor Di Maio, cioè, ha ragione il signor De Luca quando dice che bisogna sabotare la TAV? Bisogna, in ogni modo, noi ci stiamo provando legislativamente a sabotarla il più possibile, con le leggi e soprattutto dicendoci che quella è un'opera inutile. Se noi chiedessimo ai cittadini se vogliono spendere 4-10 miliardi di euro nella mobilità delle loro città o per fare un buco nella montagna in Val di Susa, che cosa ci direbbero i cittadini italiani? Probabilmente potete sabotarla insieme, signor De Luca, con il signor Di Maio, vi organizzate, no, come si può fare? Finora la Valle di Susa è riuscita a ritardare, rimandare, impedire, intralciare quest'opera, dunque a sabotarla. La presenza di una rappresentanza anche politica che va nella stessa direzione è buona. Senti, Henry, ma tu hai detto che è giusto sabotare la TAV oppure hai sabotato la TAV? No, io ho detto che la TAV, la linea TAV, che poi è sbagliato pure il titolo, perché non si tratta di nessuna alta velocità. Alta capacità. Ma quale alta velocità? Si risparmierebbero meno di un'ora sulla Torino-Lione, si tratta di treno a modesta accelerazione. Precisa. Quindi sarebbe TMA. Però fa schifo TMA. Ma fa schifo tutta l'opera, dal titolo allo svolgimento. Vabbè, però se uno deve andare a Lione magari gli fa comodo. Ci va già, e quel treno tra Torino e Lione viaggia vuoto. Senta, signor De Luca, porterebbe il signor Di Maio ad arrampicare con lei? Sì, però si deve vestire meglio, perché lui viene con la giacca e la cravatta. Lei ha mai fatto una arrampicata? Più scomodo, la cravatta è scomoda. Ha mai fatto un'arrampicata, signor Di Maio? Sì, però per sport. Ma sono mai arrampicato. Le scale di casa. Dove si è arrampicato? Mi pare che una volta abbiamo fatto rocce. Le pare o no? Non sa lei con chi eravate? Sì, lei, vacanza, Di Battista? Non adesso. No. Un'altra vita. Casaleggio. Signor De Luca, ci saluti Mauro Corona. Arrivederci, signor De Luca. Arrivederci. Grazie a voi. Senti, Luigi, ma questa cosa che volete far fuori Casaleggio, com'è? No, è una sciocchezza totale. Ma tutte le cose che diciamo noi sono delle sciocchezze. Ma tu la prendi dai giornali, perciò ripeti una sciocchezza. Però state diventando grandi. C'è la prima volta che Grillo fa pochissima. Vi ricordate Grillo quando nel 2013, nel 2012 diceva il movimento camminerà sulle proprie gambe. Io adesso faccio la startup. Nessuno ci credeva. E invece adesso sta cominciando. Cioè, un po' alla volta il movimento sta cominciando ad affermare le tante persone che lo compongono. Si arriverà ad un punto in cui non ci sarà più Grillo nel Movimento 5 Stelle, secondo lei? Secondo me non ce ne sarà mai bisogno di farlo scomparire Grillo al Movimento. Ma anzi, lui si è una stufa, persona... Poi se lui si stufa e dice ragazzi io non ne posso più, mi dispiacerebbe. Però lui è sempre informissimo e quando ci sentiamo è sempre alla grande. Ha detto mi avete stancato, se volete mandare via lei, Ilaria Loquenzi, la capa della comunicazione della Camera, vado via anch'io e vi lascio al vostro destino. Ma questa cosa è stata citata dai giornali e non è vera. Non è neanche vero che per non vuole me che... Ilaria Loquenzi deve restare lì. Non è neanche vero che Casaleggio vuole che non andiate più da Giletti? No, non mi risulta proprio. Andate da Giletti. Questo non l'ho letta neanche. Questo non l'ha neanche letta. Abbiamo cercato di dire una cosa che lui non aveva letto. Perché sennò, sai che c'è? Che c'è, anziano? Io lo trovo un po'... anch'io un po'. Ma quando troviamo uno un po', chi chiamiamo? Il divino Telma! Rispondi! 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 Prendi il cellulare tra le mani. Divino Telma, buongiorno! Divino, come state? Dove siete? Cosa fate?
Vi salutiamo e benediciamo da Santa Margherita Ligure, amatissimi figli. Sempre Liguria. Senta divino. Abbiamo appena trasmesso all'ANSI i risultati delle elezioni prossime. Ma come, scusi? Già, sono stati. Ma già, già lo spoglio? Abbiamo chiuso il discorso, ormai tutto è noto. Lo so, però non possiamo dirli perché sono vietato qualunque indicazione di sondaggi. Sono vietati i sondaggi, non i risultati. Ma non è un sondaggio. Questo è vero, sì. Vaticinio, la legge non vieta i vaticini. Questo è vero, ma non vorrei che ci fosse una... Senta divino, in studio con noi oggi c'è Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo sapere da lei che vede nel futuro, divino, nel futuro anche magari non il prossimo anno, nei prossimi 5, 6, 7, 8, 10 anni, se il signor Di Maio diventerà mai presidente del Consiglio di questo paese. Lei che guarda il futuro glielo dice, così lui si prepara, si taglia i capelli, mette la cravatta bella, insomma, in attesa. La domanda, lei, come sempre, è acuta, penetrante, lascia intravedere l'elevato livello culturale del programma. È abbastanza ecumenica? Luigi Di Maio. Di Maio, sì, lui, giusto. Come tutti sanno, è nato ad Avellino il 6 luglio 1986. E fin qui ci siamo. 76, 14, 20, 29, non ne sbaglia uno. Il 13 marzo 2014 ci aveva anche confidato esattamente l'ora di nascita. Attento, Vogliamo vedere se vogliamo vedere. Che ora è nato? Intorno alle 18. Detto di essere nato verso le 18. Intorno alle 18, l'ha appena detto, divino. Guarda, i 5 Stelle sono così, non è che lei pensa di trovare i vecchi politici. Molto bene, ciò depone a favore indubbiamente della serenità. Perché lui a volte fa il trabocchetto nel trabocchetto. Esatto. Ci può dire se sarà mai presidente del Consiglio di questo paese, il signor Di Maio? Perché qui nell'ologramma, naturalmente. Certo, vuoi che non ci sia scritto? Chi siamo noi per dirlo? Ah, la pars construens, abbiamo questo bel trigono di Nettuno. Anche Nettuno si unisce da pochissimi giorni. Ah, che bello. Vogliamo aspettare? Ora tende la mano amica, la sfera dell'Eros risulta sfuggente. Quella non l'abbiamo parlato. Guarda che è teso Di Maio per sapere se diventerà presidente del Consiglio, perché... Ci sarebbe la quadratura Detto questo, ce lo dica. Allora, se l'analisi è ricondotta al biennio 15-16, mettiamoci anche il 17. Ma mettiamoci anche il 17. Anche il 18, dai. Ma mettiamoci anche il 19. Discorso, il 18 fino al 17 non risulta. Dopo? E dopo? Perché quello è chiaro. Noi notiamo che ci sia veloce. Ci sarà una svolta significativa nell'iter sonoro del soggetto a partire da maggio 18. 18. Divino, maggio. Grazie, arrivederci, buona giornata. Ma le piacerebbe fare il Presidente del Consiglio? È una cosa che non... No, io credo che mi piacerà nel momento in cui il movimento lo deciderà. No, ma è una cosa che nella vita, come lavoro, gli piacerebbe farlo oppure no? Non è un lavoro, allora diciamo questa cosa. Come ruolo. Perché molti mi dicono, tu stai lavorando, questo non è un lavoro. Come ruolo, nella vita gli piacerebbe fare. Non t'attaccare le parole, Luigi, su, dai. Se possiamo cambiare questo paese, sì. Ma lei personalmente? Sì, se possiamo cambiare, io parlo al plurale, perché da soli non si fa niente in politica. Bisogna lavorare di squadra, insieme alla propria squadra. Ma tu un giorno dirai ai tuoi nipotini, io una volta ho fatto il Presidente del Consiglio. No, dirò, io una volta sono stato un giorno da pecora, fatto, che è più importante. Noi abbiamo fatto il Presidente del Consiglio. La salutiamo. Tornerà da noi quando sarete presidenti del Consiglio. Torneremo. Torneranno, ecco. E noi quando torniamo, si domanda tutta l'Italia, e noi a chi lo chiediamo? A Matteo Renzi, quando torniamo? Domenica. Ma no, domenica non siamo in onda, Matteo, Presidente. Un altro giorno, diciamo. Il 16 luglio. No, neanche. C'ho da fare. Prima. Il 22 febbraio. Niente, scusi, Matteo Renzi ha fatto così, fa annunci a caso. Sì, spara dati in quantità industriale. Noi torniamo domani alle 13.45, dopo di noi Stai Serena con Serena Dandini, la barzelletta di oggi di Lucio Malan, senatore di Forza Italia. Thank you, goodbye, see you soon. Arrivederci. Un giorno da pecora può finire.